La vaccinazione di massa porrà la barriera all'infezione da Covid-19, così il professor Paolo Ascierto, ricercatore oncologo presso l'Istituto Pascale di Napoli, sulla situazione attuale che da un anno stiamo vivendo. Dopo un anno dall'inizio della pandemia, grazie alla ricerca e tutto quello che è stato messo in campo in maniera imponente dal mondo scientifico, sono stati anticipati i tempi per dare il via alle vaccinazioni. Non esistono vaccini di serie A o serie B, sottolinea Ascierto, sono tutti efficaci. Devo dire che io non avrei mai immaginato di poter essere vaccinato il 31 dicembre, perché si ricorderà di come, diciamo, che i tempi erano lunghi, però grazie alla ricerca, grazie a tutto quello che è stato messo in campo in maniera imponente a livello internazionale, abbiamo i vaccini. Io voglio dire una cosa per tranquillizzare tutti: non esiste il vaccino di serie A e il vaccino di serie B. Tutti questi vaccini, tra l'altro, cercano di far creare a noi anticorpi contro lo stesso target, la proteina spike, che voi sapete è quella che il virus utilizza per entrare. Quindi tutti questi vaccini, con diverse modalità, hanno questo obiettivo. E tutti sono efficaci. C'è stato un problema di comunicazione importante. Tra l'altro sono stati, come dire, discussi dei dati che in genere si discutono più nell'ambito di convegno che non a livello di opinione pubblica. Per tranquillizzare tutti coloro che in questo momento temono per alcuni di questi vaccini, guardate, nel Regno Unito hanno vaccinato più di 11 milioni di persone col vaccino dell'AstraZeneca, non ci sono stati problemi di effetti collaterali imponenti, questo è stato visto e rivisto, non solo, ma il Regno Unito in questo momento sta facendo vedere a tutti quanti di come il vaccino può cambiare l'evoluzione della malattia, perché stanno avendo meno morti e meno casi negli ospedali. Quindi la strategia è quella, dobbiamo avere soltanto un po' di pazienza per portarla a compimento, ma ribadisco, il vaccino, tutti i vaccini che sono in questo momento in circolazione sono validi, tra l'altro le agenzie regolatorie, l'FDA, l'Agenzia Europea, l'EMA, la stessa AIFA, prima di mettere un vaccino a disposizione della popolazione, fanno una cosa molto importante, la valutazione della safety, si dice tecnicamente, quindi della sicurezza di questi vaccini, quindi sono controlli che sono stati fatti. E professore, quanto dobbiamo stare in allerta riguardo le varianti che in questi ultimi tempi, insomma, ci fanno un po' preoccupare? Ascierto poi si sofferma anche sulle varianti che stanno destando non poca preoccupazione in questa terza ondata a causa della loro contagiosità. Le varianti è la preoccupazione di tutti noi, perché? Perché la variante, ecco, se si crea una proteina spike diversa da quella che per cui abbiamo cercato di creare gli anticorpi, è chiaro che la paura è che questi vaccini poi possano essere non più efficaci. In questo momento di sicuro tutti i vaccini riescono a coprire la variante inglese. Ci sono dei dati anche per quanto riguarda la variante sudafricana, che alcuni di questi vaccini la coprono, per altri non ci sono semplicemente dati, però ecco, per esempio per il Moderna stanno uscendo dei dati che la copre, per la brasiliana anche lì non si hanno dati. L'idea è che comunque, diciamo, i vaccini attuali possano in qualche modo coprire le varianti in circolazione, però se il virus continua a diffondere, se il virus continua quindi a circolare, è chiaro che il rischio è che si possano creare delle nuove varianti, perciò l'invito a essere sempre molto prudenti. E dottore, dall'inizio della pandemia abbiamo notato che i soggetti più colpiti dal coronavirus erano le persone anziane, quelle un po' più vulnerabili. Nella seconda e terza ondata invece stiamo notando che il virus colpisce anche i più giovani, i bambini, anche i neonati. Ecco, è cambiato qualcosa? Dobbiamo avere più paura di questo virus perché adesso colpisce anche le fasce, insomma, più giovani, più forti? Ma questo è un effetto delle varianti e della variante inglese in particolare, che in questo momento si è molto diffusa in Italia. Tra l'altro anche gli inglesi, se ricordate, nella fase del picco di questa, durante la seconda ondata con l'infezione della variante appunto inglese, avevano notato di come il virus era più virulento, quindi colpiva di più i più giovani e portava più persone in ospedale. Secondo il professor Paolo Ascierto, ecco, secondo le sue previsioni, quando potremo dire di essere, tra virgolette, usciti un po' da questa brutta situazione del coronavirus? Beh, non è una previsione semplice perché dipende da tanti fattori, però
nel momento in cui avremo vaccinato gran parte della popolazione, sono sicuro che da quel momento inizieremo a vedere veramente la curva scendere, come è accaduto nel Regno Unito, come è accaduto in Israele. Anche negli Stati Uniti stanno incominciando a vedere una riduzione effettivamente dei casi. Quello sarà il momento. Quando avverrà, speriamo che per quest'estate, entro quest'estate, saremmo tutti quanti vaccinati, perché se questo dovesse avvenire sono sicuro che, salvo imprevisti, qual era imprevisto? Varianti particolari, ma facciamo gli scongiuri, nell'autunno dovremmo iniziare a vedere un miglioramento importante che dovrebbe poi traghettarci verso la normalità. Anche se l'immunizzazione non è insomma per sempre, insomma, quindi sappiamo che l'immunizzazione dura alcuni mesi, quindi tralasciando anche questo. Ma sì, ci sono due fattori. Uno, che nel momento in cui siamo vaccinati tutti quanti c'è effettivamente una barriera. Due, faremo un richiamo tutti quanti, possiamo immaginare una volta all'anno, e quindi andremo avanti. Bene. Dottore, noi la ringraziamo davvero e speriamo di poterci sentire prossimamente, sempre per aggiornare i nostri telespettatori con notizie buone. Grazie. Grazie a voi, un saluto a tutti i telespettatori.